Possiamo iniziare a presentare questo progetto importantissimo a cui diamo il via oggi, un progetto che sinceramente mette in evidenza l'importanza virtuosa di fare rete tra più soggetti, perché questo progetto è nato con la collaborazione della Regione Marche, con Legambiente e le tre federazioni sportive di atletica, ciclismo e tennis. E quindi ecco, questo è proprio un esempio di fare un ottimo gioco di squadra per progetti virtuosi che hanno dei grandissimi benefici per la collettività. Con questo progetto si vuole riciclare, riutilizzare i materiali di scarto e poi ovviamente da questo riciclo, da questo riutilizzo virtuoso si riconvertono in piastrelle plastificate e utilizzabili per nuove strutture sportive. Possono essere delle piste, dei parchi giochi, abbiamo visto per i bambini, ma la cosa più bella, secondo me, è che poi vengono queste opere, insomma, poi dopo saranno destinate per i comuni delle aree del cratere, e proprio per diciamo, far sentire, no, la vicinanza a questi territori che invece hanno bisogno di rinascere. E sappiamo che lo sport è fondamentale, il gioco è fondamentale e quindi è proprio un segnale concreto che si dà con la collaborazione, ecco, da parte del mondo dello sport, da parte della regione, di Legambiente. Noi come regione abbiamo stanziato, abbiamo finanziato un totale di 30.000 euro, quindi 10.000 euro a federazione. E che poi ecco, i punti di raccolta ovviamente che saranno presenti nei vari negozi che si occupano di sport, poi dopo qualcuno di voi parlerà di tutto quanto, anche l'elenco insomma dei punti di raccolta. Ecco, lì poi si potrà cioè si potranno raccogliere questi materiali che vanno dalle palline da tennis, dai copertoni delle ruote delle biciclette, dalle scarpe, le scarpette, che poi la cosa interessante è che questi materiali ad oggi non vengono riconvertiti, ma vanno in discarica. Anzi, alcuni comuni neanche accettano, diciamo, questi materiali. E quindi secondo me è un progetto pilota importante che adesso magari parte no, in magari misura più così circoscritta, è un'esperienza che facciamo adesso insieme, ma secondo me che potrà avere una grandissima prospettiva di buona pratica, di esempio, perché noi con questo progetto ovviamente vogliamo coinvolgere anche i comuni. Il mondo dello sport, che poi dopo a loro volta coinvolgono i cittadini, quindi ha anche questa funzione di sensibilizzare la cittadinanza attraverso insomma, lo sport ad avere un atteggiamento responsabile, perché quello che dobbiamo comunque tutti noi essere consapevoli è che ognuno di noi può fare la sua parte e quindi ognuno di noi facendo un gesto virtuoso come quello di fare una raccolta, come in questo caso, differenziata di questi materiali che prima, ripeto, andavano in discarica e non venivano riconvertiti invece in, diciamo, in materiali di secondari che poi dopo possono appunto servire a creare invece delle nuove progettualità. Ecco, questo secondo me è un messaggio importantissimo che noi oggi diamo. È un progetto che avrà una durata annuale, se non sbaglio terminerà a settembre del 2021 questa raccolta poi verrà fatta per ben 3 volte, insomma, nell'arco di questi 3-4 volte nell'arco di questo periodo. Però ecco, secondo me stiamo dando tutti quanti insieme
questo bel esempio. Quindi io veramente voglio ringraziare in primis le federazioni che comunque sono protagoniste di questo progetto, come anche Legambiente, perché ecco, insieme si possono dar vita a queste progettualità che hanno un grandissimo valore di significato in termini sociali, in termini ecologici, in termini valoriali, oserei dire, e anche in termini economici, perché comunque in questo modo noi riusciamo a riconvertire gli scarti in prodotti invece che ci servono per creare nuove progettualità e quindi ha un valore a 360 gradi. Quindi io ringrazio tutti i partecipanti veramente di cuore e sono sicura che da qua potrà continuare un percorso verso questa direzione sempre più ampio e magari ancora più partecipativo, allargando ancora di più la rete. Quindi grazie a tutti voi dell'impegno. Chi vuole intervenire? Facciamo le federazioni, vuole intervenire prima le federazioni? Iniziamo dall'atletica, o il ciclismo, o il tennis, ditemi voi chi è pronto. Benissimo, mi presento, sono Paolo Scandiani, sono vicepresidente vicario della Federazione Italiana Tennis regionale, ovviamente, e ho partecipato sin dall'inizio, diciamo, alla fase iniziale, costitutiva, diciamo, di questo bellissimo progetto con Fabio Sturiani e con Mattias e con Delia, e siamo orgogliosi, diciamo, di poter partecipare. Siamo orgogliosi di poter partecipare a un progetto del genere, tant'è che la nostra federazione ha imposto come testimonial due giocatori di grandissima caratura internazionale, nelle persone di Stefano Travaglia e Elisabetta Cociaretto. Uno Davis Man della Federazione Italiana Tennis, quindi farà parte della squadra di Coppa Davis, e l'altra promessa internazionale e già in nazionale femminile in Feder Cup. Quindi, come testimonial, meglio di questi non potevamo prenderli. Benissimo, saluto anche il presidente che non l'avevo visto del CONI, Fabio Luna. Poi vuoi fare un saluto, Assessore, buongiorno a presidente? tutti. Adesso mi sono collegato adesso e ho perso anche il tuo intervento, ho sentito un po' la parte conclusiva, magari andiamo avanti, ascoltiamo gli Sì, altri e poi come no. magari. Eccomi, buongiorno, Nicolas Meletiu, grazie Francesca, alzavo la mano perché non sapevo se mi vedevate o no. Buongiorno Assessore, buongiorno a Buongiorno. tutti, voi mi conoscete, io sono il fondatore del progetto Esosport. Il progetto Esosport nasce 10 anni fa per un ex olimpionico di atletica leggera, Marco Marchei, che mi chiede dove buttare via le sue 15 scarpe da ginnastica, dove ha corso due Olimpiadi e diverse maratone, senza poter che finissero alla fine in una discarica. E quindi a un certo punto io ho inventato questo sistema, allora con mia moglie Betty, per poter far sì che questo materiale non andasse appunto in una discarica e nell'ambito della nostra azienda, noi ci occupiamo di rifiuti, abbiamo generato questo progetto di creazione di materia prima e seconda derivanti da questi materiali. I progetti che sono poi partiti e sono andati per 10 anni in beneficenza, è stato un progetto che è stato seguito solamente per beneficenza fino adesso. Sono i progetti di Betty, perché ne sono stati fatti più di 20 in tutta Italia, e presto ne verrà fatto uno a Roma e l'altro a Palermo. I giardini di Betty, perché mia moglie Betty era direttore tecnico di ESO ed è morta di cancro 10 anni fa, e quindi ho deciso di dedicarle questa iniziativa. E
E l'altra iniziativa che abbiamo fatto 2 anni fa è la pista di Pietro, che sto facendo insieme a Manuela Olivieri, moglie di Pietro Mennea, dove praticamente probabilmente viaggerà fra poco a Hong Kong, perché a settembre sarà presentata a Hong Kong, questa pista di Pietro, che è una pista di 60 metri dove Pietro Mennea fece il suo record al Palaindoor di Genova allora, e che praticamente consente ai ragazzi di confrontarsi e di cercarsi di battere, e oltretutto cercando di battere questo record di Pietro Mennea. Questa iniziativa invece adesso è diventata business ed economia circolare, perché stiamo partendo con la nostra società che si chiama Iso Recycling per aprire 10 piattaforme di trasformazione, dare 110 posti di lavoro in Italia, e stiamo cercando attraverso la regione Marche, di cui mio nonno fa parte, perché mio nonno è di Tolentino, di aprire il primo impianto o in Lombardia dove siamo o nelle Marche. E quindi insomma questa iniziativa che stiamo facendo, quindi è un impianto che darà, strapperà le palline da tennis, i pneumatici per le biciclette e le scarpe da tennis, lavorerà con una grande opportunità per le industrie che hanno materie prime e seconde, hanno scarti di lavorazione per fornirci anche i loro materiali, e quindi diventerà un progetto che in questo momento è di grande moda. Noi quando parlavamo di economia circolare 20 anni fa non ci dava retta nessuno, oggi si parla di economia circolare come parlare di pane, però in realtà è un processo che noi seguiamo da 21 anni, da quando abbiamo iniziato la nostra attività. Siamo orgogliosi di farlo nelle Marche, e l'ho anche scritto come commento sul comunicato stampa e sulle mie dichiarazioni, proprio perché mio nonno era di Tolentino, quindi sono felice di tornare a fare un'iniziativa in questa regione, e soprattutto l'idea di fare il primo stabilimento di Esosport nelle regioni Marche. Questo è quello che volevo dirvi. Io ringrazio le 3 federazioni, perché sono persone meravigliose con cui stiamo lavorando benissimo, e Francesca, che è un angelo, che è riuscita a riunire tutti noi, e quindi grazie mille per essere qua. Allora, saluto tutti, buongiorno a tutti, e chiaramente un saluto particolare all'assessore Giorgio Latini. Ringrazio anche il lavoro fatto insieme in questo periodo per arrivare a questo punto, che siamo pronti alla partenza, col dottor Giovanni Pozzari, che ha coordinato un po' tutte queste fasi iniziali, e per i quali siamo riusciti a mettere in piedi, come giustamente diceva l'assessore, questo mi fa piacere, un progetto pilota che ci auguriamo poi dopo sia esteso e diventi una consuetudine, una normalità, perché parlava appunto di questo recupero e riciclo del materiale. Per quanto ci riguarda nel ciclismo, quindi facciamo questa raccolta dei copertoncini e delle camere d'aria, che sono 2 materiali particolari, separati come punti di, come raccolta comunque negli stessi punti. Abbiamo individuato 9 punti nelle Marche, quindi distribuendo un po' in tutta la regione, dalla provincia di Pesaro Urbino fino ad Ascoli, passando anche per l'entroterra del Maceratese, quindi toccando anche le zone proprio comuni che sono inseriti nel cratere del terremoto. E in questi 9 punti riusciremo a fare, sempre nel limite del budget, no? Che era stato messo a disposizione dalla regione, 10.000 euro di cui parlava l'assessore, riusciremo a fare 4 raccolte in questo periodo da qui ad ottobre, che è la validità del progetto. Abbiamo inserito, quindi coinvolto come testimoni di Fabriano, che è qui, che è collegato, che vedo collegato con noi. Giorgio Barroni è un campione paralimpico con diversi mondiali, partecipato alle Olimpiadi, quindi è una persona tra l'altro tesserata con una società delle Marche che segue diversamente abili, Silantropos di Civitanova Marche, e che lui fa parte della nazionale naturalmente, quindi a nostro avviso è una bella immagine anche questo per promuovere questo bel progetto. Cercheremo naturalmente di seguirlo adesso in modo attivo nelle varie fasi con le altre federazioni. Abbiamo stabilito una bella collaborazione, e come diceva l'assessore, facendo gruppo riusciamo insomma a dare un segno importante. In questi negozi
Ci sarà anche questo il ruolo che abbiamo chiesto e che porta avanti il Lega Ambiente Marche con Francesco, il presidente Francesco Puccini. Ci sarà anche del materiale pubblicitario, divulgativo dell'iniziativa, che sarà distribuito anche nelle società, perché le società porteranno in questi negozi. Non è che i negozi abbiamo già contattati, io per quanto riguarda li abbiamo contattati tutti, non è che prenderanno solo il materiale di loro produzione, ma anche quelli che le società sportive porteranno in questi punti di raccolta, sapendo che sono questi indicati in questo progetto. Grazie, mi fermo qua. Porto un saluto io come presidente del CONI, posso? Mi sentite? Sì, sì, prego. No, è un saluto veloce, innanzitutto un ringraziamento per l'invito, per il coinvolgimento anche del CONI Marche. Vorrei ringraziare in maniera particolare le tre federazioni qui collegate, che sono anche quelle che partecipano a questa iniziativa, tre federazioni molto importanti nel panorama sportivo della nostra regione. Non c'è certamente bisogno di ricordare i numeri che loro rappresentano sul territorio marchigiano. Un caro saluto pure a Lega Ambiente e a tutti i promotori di questo progetto, che è partito sicuramente qualche tempo fa. Vorrei ricordare che il CONI oramai da tanto tempo è molto sensibile a tutte le tematiche ambientali. Spero anche che sia di vostra conoscenza il fatto che circa 2 anni fa il CONI nazionale ha firmato un protocollo con il Ministro dell'Ambiente proprio per quanto riguarda le tematiche ambientali e il rispetto dell'ambiente. È stato chiesto proprio al CONI di sensibilizzare, partendo soprattutto dal mondo giovanile, su determinati temi che oggi come oggi penso che siano veramente fondamentali per il nostro futuro, e pertanto quello proprio di divulgare le buone pratiche. Pertanto nel momento in cui un progetto così importante parte nella nostra regione mi riempie particolarmente di gioia. Pertanto ringrazio anche l'assessore Latini in Giorgia per aver promosso anche questa conferenza stampa, perché altrimenti sono buone pratiche che noi mettiamo in campo ma che molto spesso non sono conosciute all'esterno. Io non vi voglio rubare tanto tempo, vi posso solamente dire che per questa iniziativa tutto quello che come CONI si può fare per andare anche a promuoverla, per andare a fare tutte quelle che sono le azioni che possono rendere questo progetto, diciamo, il più positivo possibile, c'è la massima disponibilità. Pertanto niente. Vi ringrazio del coinvolgimento, dando ancora una volta la disponibilità del Comitato Olimpico per questa iniziativa, e chiudo, ma non perché vi ricordo per ultimo, ma perché sono veramente felicissimo di vedere collegati anche campioni del nostro territorio che hanno voluto legare il loro nome a questo progetto. Approfitto anche di questa occasione veramente per ringraziarli di quello che stanno facendo, oltre che per questo progetto, ma proprio per lo sport marchigiano, in un periodo veramente tremendo per tutti, ma immagino le loro difficoltà nell'andare a praticare la loro attività sportiva. Pertanto vi seguiamo costantemente, qualcuno di voi c'ha anche un appuntamento importante durante l'anno 2021, che è quello dell'appuntamento olimpico. Pertanto vi auguro a tutti quanti il meglio possibile, un caro abbraccio e grazie ancora per, diciamo, avermi dato la possibilità di portare il mio saluto. Buon proseguimento. Vedo anche il presidente del CIP, Luca Savoiardi, se voleva fare un saluto. Grazie, sì, posso? Buongiorno, Luca, a tutti. Vai. Ok, buongiorno a tutti, ringrazio naturalmente per l'invito, da cui mi ha fatto molto piacere ricevere, e partecipo con soddisfazione oltre che con gratitudine. L'iniziativa credo che sia una lodevole iniziativa per i molti aspetti che, al di là di quello principale, che poi
e quello ambientale, ma per i molti aspetti che a mio avviso rappresenta. Il primo aspetto naturalmente è quello lì, come è stato già detto, quello lì di affrontare una tematica che è quella ambientale, che oggigiorno credo sia molto importante da portare avanti e da non sottovalutare. A mio avviso credo che anche in questa occasione lo sport abbia insieme naturalmente il mondo sportivo, insieme alle istituzioni, quella regionale, quella di Lega Ambiente ed altre, credo che diano con questa iniziativa un bel segnale di fare squadra, no? Perché se si fa squadra, poi dopo diciamo che facendo squadra si possono affrontare le varie tematiche in forma migliore e con la sicurezza di ottenere sicuramente dei risultati. Credo altresì che questa iniziativa, oltre agli aspetti che ho già citato, sia molto importante per il valore educativo, no? Il valore educativo, perché naturalmente non possiamo nascondere il fatto che con questa iniziativa andiamo anche ad educare quelle che sono poi le generazioni attuali e quelle future. Oltre all'aspetto educativo c'è anche l'aspetto di fare cultura, e quindi sempre ed ancora di più ho la conferma che lo sport è, che il mondo sportivo è un buon mezzo per tutte queste cose, quindi per creare cultura, un buon mezzo viatico, un buon mezzo di sensibilizzazione. Naturalmente il ringraziamento va sia a Lega Ambiente, ma anche alle tre federazioni che hanno aderito a questo tipo di iniziativa, e il mio auspicio, poi essendo un'iniziativa pilota, ma penso che sia l'auspicio di tutti, è che questa iniziativa dalla configurazione di iniziativa pilota diventi poi un'iniziativa stabile, duratura nel tempo, e soprattutto che poi anche sia da esempio per altre regioni, e quindi la cosa possa essere poi praticata a livello nazionale. Concludo con l'auspicio che magari oltre alle tre iniziali federazioni che hanno sposato questo progetto, nel futuro, poi dopo, visto che il mondo sportivo è composto da più di 50 federazioni, sarebbe auspicabile che magari anche altre, non dico la totalità, ma anche altre federazioni aderissero in maniera massiccia. Grazie. Ci tenevo che intervenissero tutte le federazioni, però vedo che purtroppo Simone Rocchetti ha ancora un problema, quindi mi unisco io molto volentieri ringraziando prima di tutto la Regione per aver intrapreso questo percorso e all'assessore per essere qui con noi oggi, e visto che è la prima volta che la incontro le faccio gli auguri di buon lavoro, e questo è un bel progetto con cui partire, e veramente la ringraziamo per aver messo queste basi così importanti. Io ringrazio le federazioni perché ormai sono mesi che lavoriamo a questo progetto, però purtroppo con il Covid abbiamo avuto anche noi dei rallentamenti, ma è un mondo che come Lega Ambiente non avevamo mai incrociato così da vicino nelle Marche, e il fatto di poterci essere seduti al tavolo con le tre federazioni e
Nicolas Peresco, che è un privato che si occupa di innovazione, per noi è stato in questo momento così particolare, in questo anno così difficile, è stata veramente una grandissima boccata d'ossigeno. Quindi un mondo per noi anche nuovo da scoprire, quindi ringrazio tutte le federazioni che si sono messe a disposizione e con cui stiamo costruendo giorno dopo giorno questo importante percorso. Grazie ovviamente a questi punti di raccolta, per noi come Lega Ambiente sarà un'occasione per incontrare un mondo nuovo, quello degli sportivi, con cui diciamo, far crescere sempre di più questa sensibilità. Ormai l'avete detto tutti, il tema dell'ambiente, della transizione ecologica è al centro della quotidianità di tutti noi e lo vediamo con questo progetto, attraverso le scarpe con cui corriamo in questo momento così soprattutto delicato, perché poi le federazioni hanno avuto le loro difficoltà nel far praticare l'attività ai loro sportivi, ma lo sport è diventato centrale per tutti noi, perché in questo anno di chiusura drammatica abbiamo riscoperto l'importanza di stare più possibile all'aria aperta e di provare ad essere più sportivi possibili anche noi. Quindi un momento centrale in cui ci andiamo ad inserire con questo bellissimo progetto che guarda al futuro. Guarda al futuro perché ormai l'economia circolare, come diceva Nicolas, è nella quotidianità, ne parliamo tutti per fortuna ne parliamo veramente tutti ormai. Questo è un pezzo concreto, perché poi i progetti, le esperienze, le prospettive hanno bisogno di concretezza, quindi questo è un tassello fondamentale anche rispetto al percorso che ormai è in piedi nei fatti, perché con le risorse che arriveranno dall'Unione Europea, che andranno proprio nell'ottica di cambiare questo territorio, questa Unione Europea, ma pensiamo alle nostre Marche, nella direzione di avere un territorio che abbia una qualità della vita più alta, che abbia più rispetto dell'ambiente e che abbia prospettive concrete. Vedo i testimonial che ringrazio, c'è anche una ragazza molto giovane che adesso non vedo, che è Angelica Gerbo, mi sembra giovanissima, quindi a loro dobbiamo parlare, con loro dobbiamo costruire questo pezzo di futuro. Quindi abbiamo un percorso di qualche mese che sicuramente sarà il modo per scaldarci e continuare a fare questa grande maratona tutti quanti insieme, e quindi veramente l'augurio di buon lavoro a tutti, perché questi progetti, questi messaggi sono diciamo, i segnali di speranza di cui abbiamo bisogno e che dobbiamo raccontare sempre con più forza. Quindi ringrazio anche tutto l'apparato tecnico, l'ufficio stampa della regione, che è stato fondamentale in poche ore, abbiamo riconvertito la conferenza da presenza a remoto, quindi un grande lavoro collettivo che rappresenta veramente la sfida di oggi, perché altrimenti l'economia circolare non la vincono solo gli ambientalisti da soli, non la vincono i cittadini, le federazioni, come diceva l'assessore bene prima, la sfida la vinciamo tutti quanti insieme, e questo è un grande esempio di mondi tanto diversi che si sono uniti e che insieme guardano verso un grande obiettivo. Quindi il mio augurio e ringraziamento a tutti quelli che stanno lavorando, e veramente buona maratona e buona corsa a tutti. Grazie. Potrei parlare io a nome di Simone Rocchetti, che attualmente credo che ha un po' di problemi di audio. Allora, io mi presento, sono Corradini Andrea, sono il nuovo consigliere del Comitato Regionale Fidal Marche, e sono stato subito coinvolto in questo progetto e credo che l'iniziativa è molto importante, perché sensibilizza tutto il tema dell'ecosostenibilità, insomma. E noi credo che parlo anche a nome di Simone, credo che noi come federazione possiamo aiutare a collaborare con questo progetto, visto che noi abbiamo un movimento numeroso di atleti in tutto l'anno. E noi come testimoni abbiamo scelto la nostra campionessa italiana Gergo Angelica, il nostro orgoglio del Comitato Regionale, e noi, penso che io parlo anche come atleta, noi in tutto l'anno consumiamo un quantitativo di scarpe abbastanza notevole,
e penso che noi come federazione possiamo dare una grande mano per il raccoglimento di questi materiali usati che poi vengono utilizzati per iniziative per lo sport. E ringrazio tutti quanti per la collaborazione e buon proseguimento. Ah, volevo dire anche noi come federazione abbiamo individuato 8 punti di interesse sia a partire dalla provincia di Pesaro fino alla provincia di Ascoli, sia nei negozi di abbigliamento sportivo che nei campi di atletica. Scusate, io intanto approfitterei, prima non l'ho fatto certamente per maleducazione, ma per ringraziare, oltre ovviamente l'assessore che ci ha permesso di riunirci, anche Delia e Francesca, alle quali ho telefonato circa con una media di 2 volte al giorno per potermi documentare al massimo su come rendere più performante possibile il progetto. Quindi ho apprezzato tantissimo la loro disponibilità e la loro collaborazione, e anche c'è stato anche appunto un transfer di entusiasmo reciproco. Ecco, le ringrazio tantissimo. Grazie a te Paolo. Buongiorno, io sono Delia di Esosport, una collaboratrice di Nicolas. Confermo lo sforzo profuso da tutte le federazioni, in particolare. Mi sentite? Sì. C'è un rumore di sottofondo. Comunque sì. Ringraziamo ti tutte le. Comunque ti sentiamo. Ok. Per lo sforzo profuso nel portare avanti questo progetto e in particolare Paolo, che confermo di aver sentito più di mia madre. Si può sentire la voce dei campioni? Scusate, intanto che stiamo aspettando qualcuno, Angelica potrebbe dirci qualcosa, però visto che è una testimonial che adesso andrà a finire su tutti i volantini che saranno in giro per tutte le marche con la sua immagine e il progetto che stiamo facendo. Angelica, vai tu, scusatemi. Buongiorno a tutti, io sono Angelica Gergo e sono la campionessa italiana atletica leggera e innanzitutto grazie per avermi scelto come testimonial, perché sono molto entusiasta ed orgogliosa di partecipare a questo progetto. Penso che sia molto importante ed utile non solo per noi giovani ma per tutti, al fine di sensibilizzare anche le persone e dare un messaggio molto importante, che è quello di non sprecare, ma che anzi un semplice gesto come quello di donare le proprie scarpe che non vengono più usate possa far la differenza. Quindi vi ringrazio moltissimo, io sicuramente farò sì che questo progetto arrivi a più persone e atleti possibili. Ho anche la fortuna di comunque essere a contatto con molti giovani e soprattutto studenti, dato che frequento il 5° anno, e quindi mi impegnerò per far sì appunto che più persone vengano a conoscenza di ciò e che questo progetto vada a buon fine. Bravissima Angelica. Scusa, posso chiederti la tua specialità, che non la conosco, non sono stato informato? Le mie specialità sono sia i 400 metri piani che ad ostacoli. Ah, probabile, complimenti. Entrambe, sì. Grazie. Intanto complimenti anch'io ad Angelica. Avere una testimonial così giovane, insomma, è importante. Come... Grazie di cuore. Grazie. Vogliamo far dire 2 parole anche a Ferroni? Giorgio. Sì, sì, prego, come no. Ecco, mi si è riattivato l'audio adesso. Ciao a tutti, sono Giorgio Ferroni. Io ormai sono, a differenza di Angelica, un po' di anni che sto in nazionale, quindi un po' con il punto fermo della nazionale italiana di paraciclismo. Se tutto va bene a Tokyo, per me sarà la quinta Olimpiade, quindi speriamo di arrivarci bene. Noi come ciclisti naturalmente di copertoni ne consumiamo tantissimi, quindi non ci sarà modo, diciamo, di mancanza di raccolta di tubolari, copertoni o camere d'aria sicuramente.
Sarà solo da divulgare sia i punti di raccolta che dove sono i punti di raccolta, sia di divulgare questa iniziativa che sicuramente ho sposato molto volentieri perché ritengo molto importante. Quindi c'è solo da lavorare tra virgolette e raccogliere più materiale possibile. Grazie a tutti e grazie di avermi coinvolto in questa iniziativa, e ringrazio Lino per avermi chiamato e far rappresentare Civismo Marchigiano, diciamo, per questo progetto. Buongiorno, ecco, a tutti. Bene. A parte che sono stato degnamente sostituito dal più giovane componente del comitato regionale, quindi anche se non mi sentivate andava bene ugualmente, e fra l'altro è lui che ha portato avanti tutto questo progetto in maniera più dignitosa. L'ho buttato in mezzo alla mischia subito, ad una settimana dopo le elezioni. Avete avuto già modo anche di conoscere la nostra atleta di punta, Angelica Ghergo, che è campionessa italiana. L'avrei detto io, ma purtroppo alla fine l'avete coinvolta, anzi con piacere. La nostra campionessa italiana dei metri 400 e dei metri 400 ostacoli, giovanissima, campionessa italiana juniores, che si sta riprendendo in questo momento da una serie di infortuni e che vedremo sicuramente sui campi di atletica tra pochissimo. Niente, io vi porto insomma i saluti non soltanto personali ma di tutto il nuovo comitato della FIDAL Marche. Siamo orgogliosi di aver partecipato a questo progetto, non soltanto per le finalità, vedo appunto pista di Pietro, la pista di Pietro Mennea, chiaramente il fiore all'occhiello dell'atletica italiana 1972, che è stato il primato mondiale per tantissimo tempo, imbattuto per oltre 25 anni, ma anche perché, come diceva Andrea, nel nostro mondo spesso si ha difficoltà a capire dove dobbiamo buttare queste benedette scarpe. Considerate che io sono un ex mezzofondista, quindi facevo mediamente 15-20 km al giorno, per una media di 700-800 km al mese, e di scarpe più o meno ne consumavo una decina di paia all'anno. Quindi il ragionamento che faceva Andrea Corradini prima, e cioè atletica, scarpe, riciclo, per noi è stato veramente non soltanto una cosa nuova, ma una cosa veramente interessante e azzeccata. Niente, direi che hanno detto poi tutto già Andrea e Angelica. Io vi ringrazio per l'iniziativa a cui sono fiero di aver partecipato con la mia federazione, e speriamo che la raccolta e la sensibilizzazione che Andrea ha fatto sia con tutte le varie società, diceva giustamente lui, abbiamo predisposto raccoglitori a partire da San Benedetto fino al campo di Pesaro, e chiaramente anche qui al Pala Indoor, da dove vi parlo, abbiamo predisposto due punti di raccolta per cercare di sensibilizzare anche gli atleti che, seppur magari passeggeri qua o di passaggio qua al Pala Indoor di Ancona, che è il più grosso impianto indoor d'Italia, possano magari contribuire a questo nostro progetto. Grazie a tutti, buona giornata, e finalmente ce l'ho fatta, adesso mi sentite. Scusa Assessore, una cosa non è stata, non è emerso, Nicolas ha illustrato giustamente tutto, lo ringrazio. Poi questo materiale verrà donato a questi comuni cratere del terremoto, verrà dato in donazione, quindi questo credo che sia un altro valore aggiunto veramente forte per questo pilota. Assolutamente sì. Come dicevo, questo progetto è iniziato per beneficenza, no? E quindi adesso è diventato anche un progetto industriale per dare lavoro a tanti ragazzi. Però in realtà quello a cui ci teniamo è proprio che il progetto per le Marche è stato fatto per che noi poi prendiamo questo materiale, lo ricicliamo, questa gomma che ne proviene sarà devoluta ai comuni che hanno subito il terremoto per costruire dei giardini per i bambini o delle piste di atletica leggera di 60 metri per il ricordo di Pietro Mennea, insomma. Quindi questo materiale viene poi messo a disposizione della regione per fare delle opere importanti. Bene,
Penso che siamo arrivati alla conclusione. Io veramente ringrazio ancora un'altra volta tutti quanti per questa bellissima operazione di rete che avete fatto e di squadra. E spero di vedervi veramente presto in presenza e che tutta questa situazione passi il prima possibile, perché ne abbiamo veramente bisogno, non solo il mondo dello sport, ma noi tutti. Quindi a prestissimo e ancora grazie, veramente, grazie di cuore a tutti. Arrivederci.